Scopriamo il coefficiente d'artista. Sembra tutto facile fin qui. Applichiamo la nostra formuletta e automaticamente abbiamo il nostro bel listino prezzi. Purtroppo non è così, ovviamente. Possiamo analizzare almeno tre condizioni in cui il coefficiente venga variato in aumento o in decremento sulla quotazione di un'opera. Il primo è la complessità dell'opera. Alcuni artisti, per alcune opere più complesse o differenti tecniche o un periodo conciso di produzione specifica, cambiano il loro coefficiente legato a quella specifica collezione o serie di opere. Il secondo aspetto è legato alla serialità dell'opera, se è un pezzo unico o è un multiplo d'arte. Anche in quel caso il coefficiente potrà variare, spesso in diminuzione, anche perché l'obiettivo è un altro, quello di massima diffusione. Il terzo è il coinvolgimento da parte di un gallerista o di un ente terzo, quindi vi è un impegno collettivo alla produzione di una determinata collezione in occasione di una mostra, esposizione o ancora installazione, e allora diventa una sorta di progetto speciale. In questo caso viene deciso di comune accordo con il gallerista o col suo committente o ancora con i suoi partner e applicatori. Tuttavia, la domanda a monte è: chi decide questo coefficiente? Chi è in grado di stabilire a quale prezzo tu puoi vendere le tue opere? Questa domanda è molto complessa, è difficile da argomentare. Diciamo che mediamente il coefficiente viene individuato di comune accordo con il gallerista o il professionista che segue l'artista. Questo perché la sua determinazione parte da diverse valutazioni, il curriculum, lo storico, eventuali mostre o future mostre, o ancora altre attività di rilevanza che potrebbero determinare un percorso di crescita o anche di decrescita, seppur ovviamente questo sia più difficile o faticoso da accettare. Un giovane artista si porterà per lungo tempo il suo coefficiente, che crescerà con lui e con la sua carriera.